Eccolo se lo mai, ragazzi, il reaction sui guanti, carichi pimpanti, azienda e canale, un altro video insieme e oggi pomeriggio dobbiamo fare un altro approfondimento che riguarda Antonio Conte, perché il Milan è interessatissimo a prenderlo. Ibrahimovic sta smaniando dalla voglia di portarlo appunto alla corte di Furlani e appunto di Red Bird, però è chiaro che il suo stipendio è molto alto, quindi è quello che sta in qualche modo anche facendo tentare Cardinale, che ovviamente anche lui spettano le decisioni definitive. So di per certo che c'è un incontro in corso appunto col Milan, perché Conte si sta guardando intorno nell'eventualità che l'accordo verbale che gli è stato confermato da Calvo e Giuntoli non venga tramutato in firma a giugno, siccome c'è una situazione in cui Allegri è saldo in questo momento sulla panchina, no? Per i risultati che sta ottenendo in Coppa Italia e secondo posto convincente in campionato, lui non è certo di poter aspettare senza appunto mettere le mani avanti su altre squadre, e lo capisco da questo punto di vista. Quindi insomma vedremo cosa succederà in questo incontro, vi dirò sicuramente delle notizie in più alla fine di questo incontro e anche magari stasera nel video di riepilogo, però era doveroso dirvelo perché è una notizia veramente allettante. Ecco, un'altra cosa su Ken, andiamo a fare un piccolo approfondimento per capire dove potrebbe andare e se ci andrà. Samardžić, perché c'è stata questa offensiva a cui siete a conoscenza tutti del Napoli, ma a me sembra più una manovra di disturbo, perché non credo che De Laurentiis vada a buttare 40 milioni per Perez e Samardžić, però ripeto, tutto è possibile. E poi Diallo, che come sapete è già ufficialmente della Juventus, ma farà le visite mediche soltanto all'inizio della prossima settimana, quindi vedremo se sarà disponibile nella partita dopo il Sassuolo, perché non credo che appena arrivato lo mettono già nella mischia. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, doverosissimo appunto fare questo approfondimento su Conte, perché come sapete ha rifiutato la Roma, e su questo già lo sapevamo. Mourinho comunque probabilmente finirà l'annata e poi lascerà, vedremo appunto se riuscirà addirittura ad andare avanti appunto in campionato, magari arrivando quarto, perché c'è ancora questa possibilità che scali appunto le gerarchie fino ad arrivare al quarto posto. E poi anche il Napoli, rifiutati 6 milioni secchi appunto di base più 2 di bonus, quindi ora vediamo se il Milan farà questa offerta doverosa, dignitosa, per convincere Antonio Conte, che come sapete benissimo è promesso sposo alla Juve, cioè lui vuole soltanto tornare alla Juve, ha voglia di rivalsa, di rivincita, è convinto di avere ancora dei colpi in canna e poter riportare la Juve a accelerare in Italia ma anche in Europa, dove si è aggiornato. Però ecco, ripeto ragazzi, non posso dirvi che è fatta né in un senso né nell'altro, ma vi riporto le notizie a tutto tondo. Quello che è giusto dire è che lui veramente ha un accordo verbale con la Juventus, che non vuol dire che è fatta, ma vuol dire che lui ha la corsia preferenziale qualora Allegri decidesse di andare via, perché come sapete Allegri ha un altro anno di contratto fino al 2025. In questo momento qui in cui parliamo, viste anche le parole di Elkan, viste le parole di Giuntoli che lo hanno confermato in pompa magna e hanno augurato appunto entrambi di fare più panchine possibili, addirittura raggiungendo il traguardo di tre pattoni, ecco che tutto potrebbe cambiare in maniera smisurata. Ed ecco perché, se prima eravamo convinti che c'era un 60% di possibilità che Conte arrivasse, adesso magari è un 33%, e l'altro 33% lo diamo a Thiago Motta, col 33% di Allegri che rimanga, proprio in virtù di questo contratto comunque oneroso di 4 anni. Ecco, detto questo ragazzi, noi comunque sapete che stiamo sostenendo la squadra e i giocatori e l'allenatore e lo staff in quanto tifosi doc della Juventus, e quindi dobbiamo augurarci in ogni caso che potremo arrivare alla finale di Coppa Italia. Alcuni hanno fatto anche il pronostico, no? Vedendo come Gasperini secondo loro arriverà in finale con la Juventus, e poi ovviamente colpo su colpo rispondere a questa Inter che secondo me ha dato già dei segni di cedimento, e in primavera col fatto che Inzaghi cala tantissimo, perde punti anche contro le piccole, e c'è la Champions League che ha sempre tolto energia all'Inter, anche l'anno scorso sono state 10 o 12 sconfitte totali in campionato con Inzaghi, che poi è arrivato terzo o quarto, pari merito con noi, però comunque per gli scontri diretti risultò quarto. Quindi insomma capite ragazzi che l'Inter ha sempre avuto dei periodi di flessione, insomma, quindi io sono fiducioso che con questa alchimia che si è creata nell'ambiente, con i giovani ben inseriti in questo organigramma, e devo dire che tutti quanti stanno dando il loro contributo, da Diz, da Nonge, da Nicolussi,
da Miretti, anche se ha avuto dei momenti di difficoltà. Insomma, chiunque è stato chiamato in causa ha veramente dato un grandissimo contributo all'ottenimento dei risultati sia in Coppa Italia che in campionato. Ovviamente a questi ci aggiungo anche il Junior, che ha fatto un salto di qualità e aspettiamo di vederlo meglio di Kostic, perché fino adesso Allegri lo ha visto sempre, diciamo, nelle gerarchie un po' indietro al ragazzo serbo. Ecco, vogliamo dire qualcosa su Ken, perché Monza e Fiorentina stanno dando tutto per tutto per prenderlo in prestito. La Juve ha addirittura aperto anche al prestito secco, con la possibilità entro 6 mesi di riportarlo alla base. L'obiettivo qual è? Far giocare il più possibile Moise Kean, per dargli una mano a, appunto, entrare nelle grazie di Spalletti, che comunque lo reputa un giocatore indispensabile per l'attacco dell'Italia nel 4-3-3. E quindi, ecco, il classe 2000 farà di tutto per avere minutaggio, giocare, fare dei gol e comunque prendersi questa maglia azzurra a Euro 24, augurandosi che l'Italia passi almeno il girone, perché visto, insomma, le difficoltà che abbiamo avuto con Mancini e in alcuni tratti anche con Spalletti, basta vedere la partita con l'Ucraina, insomma, partiamo comunque con dei favori degli sfavori dello pronostico nel girone dell'Euro 24. Ecco, Samardžić, come abbiamo detto e l'abbiamo ridetto, il Napoli comunque è ancora in corsa per il ragazzo, quindi dire siamo ai dettagli o in chiusura non vuol dire che è fatta o è firmato. Infatti non ho messo ufficialità proprio per quello, a differenza di Diallo, che ho scritto benvenuto a Diallo, Thiago Diallo, perché era fatta. Samardžić è ancora in ballottaggio perché il Napoli sta provando a ingolosire appunto Pozzo e l'Udinese con questi 40 milioni, 20 per Samardžić e 20 per Nauri Perez, e quindi insomma, ragazzi, capite che tutto è ancora possibile, però il vantaggio ce l'ha Giuntoli, perché ha l'accordo col padre e il padre era quello che voleva la commissione più alta possibile, e non so se il Napoli è disposto a dare la commissione al padre, insomma, come fatto dalla Juventus. Quindi c'è un vantaggio di Giuntoli a Manna, che hanno incontrato gli agenti del ragazzo a Torino ieri. Quindi insomma, ragazzi, vediamo quello che capiterà. L'obiettivo di Giuntoli è quello di regalare un'altra mezzala barra trequartista ad Allegri proprio già a gennaio, per andare fino a giugno in tranquillità con una mediana un po' più piena. Quindi insomma, vediamo quello che accadrà. La battaglia è abbastanza drastica, quindi ripeto, il Napoli ha un bisogno estremo di fare questo acquisto, perché sta rischiando di non andare in Champions League, quindi anche Samardžić deve valutare quell'eventualità che magari lui va a Napoli, poi il Napoli non arriva neanche tra le prime quattro e magari si mangia le mani per non essere andato in una squadra che invece la Champions League questa tra non la farà e poi tira dritta al Mondiale per Club nel 2025. Ecco, chiudiamo il discorso con Thiago Diallo, ragazzo che arriverà a Torino a brevissimo. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ne ha parlato anche Fabrizio Romano su Twitter. Visite mediche a inizio della prossima settimana, quindi lo accoglieremo a braccia aperte, sperando che, come abbiamo detto, abbia assorbito l'infortunio, e sono convinto che l'abbia fatto perché Marotta voleva prenderlo, quindi sapeva benissimo delle sue grandi condizioni fisiche. È un giocatore che ha grande spinta, grande verb, anche molto fisico, perché 190 cm, quindi uno che può fare gol anche nei piazzi piazzati, e quindi speriamo veramente di fargli fare le firme magari già al 15, il giorno prima della partita col Sassuolo. Grazie della vostra presenza, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi anche lì nel gruppo, vi farò avere tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine.